siamo arrivati. Questa è Kapsali, che è la cittadina di Kitira, dove si svolgerà il matrimonio. Ma non so ancora esattamente dove, perché non abbiamo, cioè siamo ancora per strada, non abbiamo ancora messo giù le valigie, dobbiamo capire dov'è il nostro albergo. Probabilmente non è che sia quella lassù la chiesa, qua, io sono un po' orba. Ma quella è una chiesa, sì, però no, è troppo piccola, mi sa. Non so se è quella. È un po', sembra un po' in disuso. Che bello però che è. Sarà uscito che è proprio tipo super macchia mediterranea, cioè proprio è mediterraneo puro qua, guarda che bello che è. Comunque io adoro il fatto che siano tutte bianche con il blu le case, sono sì. Stupendo. Ci tengono tanto loro. Un contrasto con il mare, con il verde, bellissimo. Siamo qua per il nostro, per il matrimonio della nostra amica Chloe. Sì. Che è una ragazza con cui, che ho conosciuto a New York, con cui ho lavorato per qualche anno. E lei è proprio qua di Kitira, originaria qua di Kitira, si sta sposando con Francesco, con un italiano. Un ragazzo italiano, sì. Quando siamo arrivati all'albergo stamattina ci hanno detto: ah, Clio, è famoso in Italia come nome? Ho detto: no, non è famoso, non, insomma, è diventato un po' più famoso ultimamente, ma una volta non nessuno si chiamava Clio. E quindi ho scoperto che comunque, sapevo che in Grecia ovviamente è famosissimo come nome, perché è un nome greco. E quindi l'ultimo giorno, quando saremo ad Atene, la mia missione è cercare un portachiave, una penna, qualche souvenir col mio nome. Perché in Italia no, quando ero piccola c'è stato il dramma, perché tutte le mie amiche avevano la penna con su scritto il nome. Io andavo lì Chiara, Camilla, Carlotta, ovviamente Clio non esisteva, e quindi me lo sono portato un po' dentro come dramma. Siamo arrivati nella nostra camera qua a Porto Delfino ed è allucinante, perché praticamente abbiamo scoperto che l'abbiamo proprio davanti al golfo. È bello, allucinante. È perché Claudio mi dice sempre che scelgo male. Bene, giustamente. Sì, scelto bene. Sì. Oggi adesso sono già le 5, quindi sì. Direi che facciamo proprio una giornata relax, ci buttiamo in piscina, poi cerchiamo un buon posto da mangiarci. E vai, già qualche pescione. Come ogni vlog, anche oggi non abbiamo mangiato. Come ogni vlog, abbiamo fatto solo colazione e non abbiamo mangiato niente. Esatto. Perché è tradizione, ragazze. Noi ogni volta che facciamo un vlog sappiamo che non dobbiamo mangiare. Cioè, sì. Facciamo vedere quando mangiamo. Dopo. E voi dite ogni volta: ma cacchio, ma sembra sempre che stiate morendo di fame. Che è vero. Perché in realtà è un po' così. Si va in piscina. Ma che stiamo facendo? Siamo sessionati a trovare i gattini. Sì, ne abbiamo già trovati due. Vedi che si fa la colazione la mattina, guarda che roba. Sì. Guarda che vista che c'è. Sì, siamo noi. Sì, qua è casetta nostra. No. Wow. Ciao, bravo. Ciao. Sì, vabbè, qua da qua non me ne vado più io, te lo dico. Guarda, già vedete come trasferirsi. Io rimango qua. Allora, rosso. Gattino, no, ma siamo quasi che ci aspettava. Guardalo qua. Non gli rompere le palle però, povera bestia. Ecco, bravo, no. Vai. No, gattino ruggine. Bisogna prenderla un po' con la volta i gatti. Come sei svolazzante con questo vestitino. Dove parti stasera a cena allora? Mi porto dalla taverna. Spiegami un attimo. Figlio. Taverna Figlio? Sì, a Calamos. Ah, che non riesco a fare una salita. Ah, cosa, domenica c'erano delle salite pazzesche, ti ricordi? Ah, sì, domenica sì. Che eravamo col carro e pensavamo di non farcela ogni volta. Si sale. Ecco, questo è bello. C'è una vista incredibile qua. Magna, mao! E magna, sì. E magna, certo che magniamo. Ho voglia che magniamo stasera, vedrai. Se non sbaglio, qua c'è anche un revival anni 80 potente sulla radio dell'isola. Figata. Easy FM. Molto romantico, eh? Sto sinis. C'è un gattino, c'è un gattino anche nel parcheggio. Hai visto che bello che è qua? Mi ha ricordato come la cena nella quale due italiani finirono il menù alle 7 di pomeriggio. Più o meno. E è successo questa cosa, non sarà mai vista prima. Due italiani venuti da Bruchellino. Ah, ci hanno svuotato la dispensa. Gattino, eccolo là. Dov'è?
Eccolo piccolo, ciao piccolo gattino. Gattino, no, siamo andati qua alla taverna a Calamos. Guarda che figata. Claudio sta girando. Sì, la Clio ha notato un gattino giù di qua. Amico di Minguzia. Che è tipo una mimì pro greca, guardatela là. È un mix, guarda, un mix tra Oscar e la mimì arrabbiatissima. Perché c'è l'altro gatto che se la vuole inchiappettare, mi sa. Adesso io mi studio su TripAdvisor il menù perché vogliamo ordinare un sacco ma non vogliamo ordinare troppo, quindi guardo un pochino le foto. Insalatona ci vuole, quella loro greca. Intanto figata, ci hanno portato il pane che mi sembra anche fatto tipo in casa. E poi abbiamo preso, allora ricapitolando, insalata greca, sì, il pane fritto, sì, il pollo grigliato e le salsicce, pane fritto e la feta, l'insalata greca. Insalatona, eccola qua che bella, con la feta vera e il piccantino sopra. Mangia. E questo qua? E questo qua è il pane fritto. La prima regola quando si vuole mangiare bene è Levarsi il rossetto. E vai. E poi mangiare. Godurioso. Ciao ragazzi, si è confermata un'ottima scelta. Il pane fritto è una roba veramente da svenimento. Cioè stra saporito, buono, tipo una pizza, no? Sembra una pizza morbida. Insalata veramente genuina. Poi sono andate anche le salsiccettine che ho preso io con le patate. È arrivato il momento preferito della Clio, ovvero lo yogurt. Sai che c'è dentro? Uva. È vero, tipo uva appassita, no? Ma sono giganti. Sì. Tipo uva appassita. Sì, ma di solito sono minuscole, tipo sono giganti. Buono. Poi ci hanno anche portato del simpatico liquore digestivo loro. Salute, io non lo bevo. No ragazze, non potete capire, io odio lo yogurt normalmente, non lo mangio mai. Però questo qua è veramente una roba allucinante. Cioè, buonissimo, sembra gelato. Vero, non è per niente acido. No, stra buono. The Blewitch Plastic, aiuto! Adesso andiamo a casa a piedi per digerire, vero Claudio? Sì, 85 km a piedi. No, niente, adesso recuperiamo la macchina, vediamo se vediamo il gattino da salutare. E andiamo a dormire perché domani vogliamo fare giornata piena. Vogliamo partire la mattina presto, che per Claudio presto vuol dire le 11 di pomeriggio. E vogliamo andare in due diverse isole. Calami, no, era quella che... Calami era quella dove devi buttarti giù con le... E non ci andiamo, con le corde, e lì ci si ammazza. Perché non abbiamo neanche le scarpe adatte. Invece sennò... Calami è adesso quella più carina, esatto. Più facile. E poi andiamo arrivarci. Nell'altra isola. Non è l'isola, spiaggia. Nell'altra spiaggia che non mi ricordo come si chiama. Ablavalistos. Figa. No, era qualcosa tipo. Era un nome che mi faceva ridere perché era tipo Affiga o. Aspettate, adesso ve lo devo dire. Ablemonas. Avevo detto che era qualcosa di particolare. Ablemonas. E se non avremo la Monas, cosa abbiamo? Abbiamo la strada per tornare a casa. Ciao ragazze! Giorno 2, Capsali Centro. Siamo venuti giù per andare al mini market a comprare un cappello perché volevo fare. Perché non avevo un bel cappello da mare, sì, avevo sì, solo sì. Quello con la visiera e un paio di occhialini per Claudio per andare sott'acqua. E adesso praticamente due stop, vogliamo andare prima a Calami. Ho scoperto che c'è l'accento sopra la I, sì. Che è a circa mezz'ora da qui. La spiaggia subito, bellissima, esatto, adesso, poi no? Facciamo pranzo lì in zona e poi andiamo nella seconda spiaggia, quella che non mi ricordo mai come si chiama ma finisce per Mona. Non Caladì. Finisce per Mona, mi ricordo solo che finisce per Mona. Esatto. Comunque andiamo alla guida Clio Zamatteo. Andiamo. Senti che c'è una delle mie canzoni preferite. Carlo sì. Santana. Smooth. La spiaggia, c'è il cane oggi. Eh sì. È solo noi. Ma sei pronta psicologicamente per la discesa? 80 scalini. Ma soprattutto per la salita dopo. Aia. Questi sono gli 80 scalini famosi. Mi ricordo un sacco veramente le olie. Chi è? Sì, tipo Lipari. C'è un botto di vento qua ragazze. Allora abbiamo fatto così come soluzione. Oggi c'è una giornata veramente bella, però c'è tanto vento e il mare un po' mosso, mi sa. Okay.
Ti sembrava meno l'andata? Molti meno. Non so come mai. Sono moltiplicati. Adesso dove mi porti? A Magna. A Magna. Ah, per andare in macchina, praticamente ho guardato su quella montagna, che è la più alta, una delle più alte che ho qua sull'isola. Pensavo fosse una nuvoletta, quella roba bianca. In realtà, zoomando, non è una nuvola. Siamo una specie di monastero. Ed è assurdo, pensate di aver costruito un monastero proprio, guardate, a picco sul mare, perché qua c'è subito il mare sotto. Là sopra. Pazzesco. Siamo arrivati a Blemonas, abbiamo parcheggiato la macchina, adesso andiamo a cercare un posticino per mangiare, abbiamo già visto un paio. Qua c'è il porticciolo. Qua c'è il porticciolo, sì. E se questa è musica. Un po' brasileira. Tacca, 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 tacca. Comunque carinissimo questo paesino, eh? Molto bello. C'è dei colori incredibili. Guarda qua. Che bello. Wow. C'è sempre gente. Un ragattino, un altro, rosso. Ma ciao. T'ha parlato. Ma dove sei? Ma è stupenda, guarda che c'è, guarda, non sembra una cartolina. Sì, 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 no, è incredibile, guarda che roba. Non ci facciamo mancare niente. Gelatino, refrescante. Questa è metà tra calippo e gelato. Un gelato incalippato. E poi qua andiamo qua giù, in acqua. Mi sono anche preso lo smalto, dato come sono dimenticata. Fai vedere. Che marca? Boh, CG Line. Oh. Carino però così corallo. Vediamo come va. Guarda che blu! Guarda che c'è il signore che si lancia adesso. E dove c'è il ragazzino anche? Lo vedi? No, lì no. Dai, sì che si riesce. No. Come no? Ma lì c'è paura. Guarda. Grande. Hai visto il ragazzino? Vediamo un attimo com'è l'effetto. No, dai, è fattibile. Anche. Praticamente la cresta è appena buttata giù da là, praticamente c'è la ragazza, saranno 4-5 metri. Ma no, sarà 3 metri. Ma dacci un attimo l'emozione, cos'è stata? Mi sono sentita male, io ho un po' paura delle altezze e del vuoto, quindi potete immaginare che anche se non è alto, è stata malissimo. No. No Nino, mi devo riprendere un attimo. Oh, reduci dalla sessione di tuffi. Beh, io ne ho fatti 3. Tu campionessa, ne hai fatto uno dove lì tipo da 0 metri. Uno da 1,5 metri e uno da 25 metri. Ma no, l'ho fatto solo una volta perché ho detto mi basta un anno in meno di vita, non ne voglio due. Com'è che è stata come sensazione? Adrenalinica. Sì. Ti sei cagata sotto praticamente. Claudio invece è stato eroico, l'ha fatto un bel po'. Abbiamo le prove su GoPro. Sì. Le vedrete. Sì. E Claudio mi ha detto che voleva fare un momento Super Quark. Esatto, volevo far partire intanto la musica Super Quark, vai. E praticamente volevo dirti un po' di storia di Kitira. Vai. Ma intanto. Perché è una delle meno famose. Sì, è una delle isole comunque del. Tipo del Egee, del Peloponneso, ed è a sud-est della punta del Peloponneso. Sì. E è famosa perché è l'isola dove è nata e dove vive Afrodite, quindi Venere, la dea dell'amore. C'è anche un suo tempio, okay, storicamente. E dicono che praticamente è una roba assurda che ho scoperto, che Botticelli nel suo quadro La città di Venere si dice che il paesaggio attorno sia stato ispirato da Kitira, wow, in qualche modo, quindi un po' queste acque, queste spiagge rocciose. E l'altra cosa è che praticamente nell'antichità si estraeva il royal blue, che praticamente, o royal purple, era quello che era una specie di colore naturale bellissimo, una specie di viola, ve lo faremo vedere. Esatto. Con preso da una conchiglia, un murice, che vi faremo vedere anche quello, e veniva usato per tingere appunto royal
i copricapi, comunque tutti gli abiti dei reali. Esatto. Claudiopedia. Esatto. Però per fare il momento quark vero servirebbero gli animaletti, dai. Lo so. Ma c'è una linea che si lancia? Non è vero. Va che forse incontri i pescetti che mi hanno fatto la pedicure prima. Vedete, questo è un tipico granchio mediterraneo. Quale? Questo qua nella sua tana, guardala. Vedi che fa le bolle? Vedi che c'ha la chela? Ah, sì, sì, sì. Ok, ho fatto amicizia. Tipo Oscar. Ciao. Fantastico. Era una straisola questa qua, ragazzi. Se fossimo qua avremmo 800 gatti. Mi verrebbe un infarto che ogni anno troverebbe un gatto, cioè un gatto. Parti con 4, arrivi dopo 16, 32. Esatto. Eh sì. E dopo li trovarono morti, baciati dai gatti. Tipo. Adesso torniamo a casa, però mi volevi prima far passare dove? A Fossa. Sì. Che è un bar dove fanno dei dolci buonissimi, dicono. Ah. Uno dei più buoni. Quindi chiudiamo in bellezza. Vedete, qua c'è tutta la piazzetta attorno, lì è altissima. C'è una roba incredibile, sul divano, guarda sul divano cosa c'è. C'è un gattino spiaggiato? Guarda sul divano, è una roba incredibile, Claudio. Che amore, piccolino. È una roba incredibile. Si sta riposando, piccolino amore. Sì, è un amore, guarda che amore piccolo che è. Hai trovato il posto allora? È proprio giù là. Ok, ok. Qua ci dovrebbe anche essere un castello, da quello che ho letto. Castello apartment. Sì, no, a parte apartment, proprio castello castello. Ah, che bello. Bello. Questa è viola indiana o no? Più o meno sì. L'abbiamo trovata allora? Oh, guarda che bello questa. Gigante. Ci sono le mega piante di basilico, infatti la gente passa e ci mette le mani dentro. No, infatti c'è un profumo incredibile, sì. Guarda che belle che sono. Che è misto fra basilico e il fatto che il negozio, quello che c'è, il posto che fa i dolci a fianco. Ah, ecco. Senti l'odore di dolci. Vero, vero, vero. Eccoci qua. Fossa. Ciao. Ciao Claudio, poi adesso qui. Ci siamo trattenuti e abbiamo semplicemente preso una fogata a caffè io. E un la Clio, no. Una Banoffi qui e una cosa con il cappuccino freddo. Ragazze, finito tutto, ci sono solo le briciole. Siamo accaniti con questa qua alla banana. Era buonissima comunque, sì. Cioè sono abituata, la mangio in America però è più pesante, questa era delicatissima. Era super leggera, visto? Andava giù bella tranquilla. Sì, soprattutto perché me ne hai mangiato mezza, mai dividere col marito comunque. Niente, ci rivediamo al matrimonio, ragazze, mi vedrete truccare la sposa. Che trucco le fai? Trucco naturale, con un piccolo eyeliner e tutto il resto molto naturale vuole, quindi vediamo. Non niente rosa indiana? Niente rosa indiano. Ragazzi, ho visto questo negozio dove c'è questa ragazza che fa le borse. È partito l'embolo delle borse. L'embolo. No, mi piacciono un sacco tutte e due. Uno super colorato e l'altro invece un po' più. C'è questa ragazza che si chiama? What's your name? My name is Kim Sunday. Ah, Sandra? Sunday. Ah, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday. Ah, Sunday? Sunday, yes. E fa queste borse tutte a mano. E sono tutte uniche perché comunque le fa col telaio qua e dice che il telaio è della sua bisnonna e lei ha imparato la tecnica dalla sua nonna. Fortissima Sunday si chiamava, sì. Domenica. Mi sono comprata due borse. E vai. Però sono veramente belle, sì. Cacchia. Poi originali, poi cercavo qualcosa, vedi, questo è un genere, sì, però ovviamente non più è così industriale, bello. Sì. Questo, sì. Però cercavo qualcosa di un po' colorato. No, sono veramente fighe, brava, grande, vai. Stupendo, vero? Andiamo su. Mamma mia, sarà alto. È il punto più alto di Kitira. È incredibile. Eh sì. Guarda che alto. Questa è tutta Kitira.
perché è grandissimo, guarda che roba. No, perché è profondo. Poi pensa che questo castello l'avranno magari costruito, non so, 1000 anni fa, 2000 anni fa, non so, 1300 anni fa, una cosa incredibile. Eh no, infatti una cosa che si diceva che sia i monaci che poi anche chi aveva il castello l'avevano costruito così in alto per difesa, non essere razziati dai pirati o da chi veniva ad attaccare. Ragazzi, la nostra giornata finisce qui, adesso si torna a casetta. Ti si sono appena viste le mutande. Ho dato già sul costume. E vai. E ci vediamo direttamente al matrimonio, dove troverò la sposa. Ho usato una base leggera, il MAC Face and Body, poi dopo un po' di correttore della Bobbi Brown per le macchioline, un po' di ciuffetti di ciliegie, mascara waterproof Better Than Sex. Come ombretti ho usato la base della MAC e poi gli ombretti della palette della Too Faced Chocolate Bar. Sì. Ho usato... Quello l'ho riconosciuto. Un pittico di Black Law Urban Decay che si chiama Crush. E un rossetto sempre della Urban Decay che si chiama, mi sembra, quello Crush, che però non c'entra niente, perché quello, il blush è rosa e invece il rossetto è tipo il nude naturale, nude naturale carne. E quello è perfetto per le spose, no? Sì, l'ho consigliato anche sul blog, uno dei rossetti perfetti, proprio perfetti 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 per le spose, perché è proprio quel color carne bello, non troppo opaco, non troppo però neanche cremosino, bello proprio. And that's it, questo era il trucco, poi lo vedrete in camera. Level up, yo. Level up, yo. Level up, yo. Level up, yo.
Thank you.